Buongiorno e benvenuti alla conferenza stampa pre-gara. Quest'oggi abbiamo qui il direttore sportivo Ciro Polito. Prego la parola al direttore. Buongiorno a tutti. Oggi, come vedete, è una sorpresa, ci sto io, non c'è il mister. Magari vi chiederete il perché. Perché secondo me domani abbiamo una partita particolare, ha un'importanza particolare, non ci possiamo nascondere che è un momento delicato e che secondo me bisogna tutti insieme ritrovare delle forze, compattarci bene, perché sappiamo comunque la classifica oggi non è felicissima, un pizzico di paura. Quella sana paura serve ad alzare l'attenzione anche ai giocatori, però non la negatività. E quindi in questi momenti secondo me bisogna anche portare un messaggio anche alla città che ha sempre dato grande supporto a questa squadra. E quindi io mi sento come un genitore, no? Voglio portare un esempio. Noi tutti o quasi siamo genitori e tutti diamo l'educazione uguale ai figli, no? Ok? Però magari un figlio esce in un modo e ci sono dei figli che vanno per la sua strada, per la propria strada. Un genitore che fa? Che fa? Lo abbandona? No, anzi, forse aumenta l'attenzione e cerca di stargli ancora più vicino. Cosa voglio dire con questo? Il Bari è figlio di questa città, questi colori ce l'avete attaccati addosso. Io mi sento anche io in parte molto legato alla città. E siccome questo è un Bari che non è nato fortunato, ok? Diciamo così, non è un Bari che ci saremmo augurati, che ci saremmo aspettati. È un Bari che oggi dice che è in difficoltà. E che facciamo? In momenti di difficoltà lo abbandoniamo? Secondo me proprio no, perché il barese che vive per questa maglia, per questi colori, anche se non è felicissimo, è il momento che tutti bisogna aumentare le proprie forze, noi e voi insieme. Intanto per salvaguardare il patrimonio della città, che è la categoria, che oggi la classifica dice che sei lì in mezzo e può succedere di tutto. Quindi salvaguardare il patrimonio della città e poi dopo tutti insieme arriveremo alla fine. Alla fine sarà tempo di processi, non ci sono problemi. Siamo sempre qui, come abbiamo sempre fatto, come ho sempre fatto, a prenderci delle responsabilità. E questo è un momento che dico, uniamoci di più, stiamo più insieme. Perché tifare per una squadra che vince sempre è più semplice, anche per me. In 2 anni ho quasi sempre vinto. Il lavoro era anche più semplice. Questo è un anno che è stato diverso e mi ha fatto aumentare le mie forze, anche se poi dopo i risultati non sono stati sempre, diciamo, di vittorie, ma vi posso garantire che non dormo la notte per cercare di trovare soluzioni per quanto riguarda il mio operato. E quindi vi posso garantire che lo faccio ogni giorno. E quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. E guardavo, anche per dire, lunedì guardavo la Sampdoria e c'era un bello striscione, no? Che diceva cantare e tifare fino all'ultimo respiro, quello è il messaggio. Tutti insieme dobbiamo cantare e tifare, poi dopo vediamo cosa succederà. Prego, parola ad Antonio Guido del Corriere dello Sport. Buongiorno direttore, perfettamente d'accordo, il Bari prima di tutto, anche perché è un Bari a mezz'aria. A 3 punti dai playoff e a 4 dai playout. E adesso c'è questa sfida con la Sampdoria che può diventare un bivio per tutto il campionato. Bravo Antonio, sì, è proprio la cosa giusta. Siamo nel mezzo, però parlare sempre con una vittoria, siamo lì nei playoff, è una cosa che proprio ormai mi ha stancato. Siamo a mezz'aria e dobbiamo pensare anche dietro, perché pensando dietro, secondo me, ti alza un po' l'attenzione, no, sembra, vabbè, ma sai, se perdi non fa niente, no, se perdi c'è pericolo e quindi il pericolo lo dobbiamo sentire tutti, giocatori, noi e la città, e tutti insieme possiamo tirarci fuori.
Prego, Cristian Siciliani. Sì, direttore, lei ha sempre garantito, no, su questo gruppo, però purtroppo questa squadra spesso è venuta meno, no, sul piano del carattere, della personalità durante questa stagione. Lì giustamente dice stiamo vicino, aiutiamoci per questo finale di campionato, però tocca anche alla squadra, no, trascinare il pubblico che non è mai venuto meno. Hai ragione, no? Io non ho detto che il pubblico è venuto meno, pesiamo bene le parole, ho detto bisogna aumentare le forze, non posso dire che questa città ci è venuto mai contro, eppure fa parte anche del mestiere, quando si vince ci si prende gli applausi, quando si perde si prendono dei fischi, è il nostro mestiere, è giusto che si prendano le fischi, le critiche, si accettano e si va avanti, però si fa di tutto per cercare di invertire il trend, no? E quindi tu hai ragione che la squadra deve fare di più, è naturale perché comunque la classifica dice quelli, i risultati dicono questo, per far sì che la gente gli vada dietro, alla base c'è la squadra, però vi posso garantire l'impegno non manca, anche se i risultati gli ultimi non sono stati belli, le ultime tre trasferte sono state tre sconfitte, però non voglio accontentarmi per dire abbiamo fatto due buone partite, forse le più belle come aggressività, però alla fine abbiamo ottenuto 0 punti, quindi l'ultima in casa non è stata bella, abbiamo preso 1 punto, domani bisogna fare una partita come abbiamo fatto magari a Catanzaro o anche a Venezia in determinati momenti e portare a casa anche il risultato, perché la gente ha bisogno proprio di questo e non lo dobbiamo fare. Prego, Michele Salomone. Buongiorno Ciro. Buongiorno Michele. Abbiamo, il Bari ha cambiato 3 allenatori e i risultati sono più o meno simili come rendimento della squadra. Sei sempre convinto, tu dicesti che il Bari di quest'anno era più forte di quello dell'anno scorso. Poi chiariste, dicesti no, sulla carta. Sei convinto ancora? Intanto Michele, non ho mai detto, ho sempre detto sulla carta. Però non facciamo ancora, siamo qui a fare processi. Sì, no. Il Bari, per me questo è un Bari forte, ma perché? Voi pensate che le squadre in Serie B non abbiano i giocatori? Tu pensi che qualche squadra non ha i giocatori? La Serie B, come tante categorie, le squadre si formano prima all'interno, ok? Prima i gruppi, perché come il Bari dell'anno scorso non gli davamo 1 euro, alla fine è diventato un Bari forte. Questo qua per me era un Bari forte, oggi dice che non lo è per quello che uno pensava. Però non perché mancano i giocatori, perché io penso che a gennaio abbiamo preso una punta che sul mercato è uno dei più quotati in categoria, però magari ad oggi non ha reso per quello che uno si aspettava. Ma non è che Puskas è un giocatore in discussione, per fare un esempio, no? Per me Puskas è un signor giocatore che lo prenderei altre 100 volte. Ci sono tante altre partite, poi vedremo alla fine cosa dirà. Per fare un esempio di giocatori, i giocatori ci sono. Oggi però la classifica, i risultati non sono quelli che ci aspettavamo e effettivamente non collimano con quello che io ho pensato all'inizio, che era una squadra forte per i risultati. Ma io penso che comunque la squadra ha sempre un valore importante. Però oggi dobbiamo dire che effettivamente la classifica non ci aiuta. Però non è che ti voglio dire che tu stai sbagliando a dire, però oggi ancora a dire, sai diretto, perché avevi detto che la squadra... No, volevo dire... Non posso dire che la squadra non è forte, perché io penso che la squadra è forte, no, voglio dire, che chiaro, non è diventata una squadra. Anche perché sono 3 allenatori, cioè tra l'altro l'ultimo Iachini è l'allenatore che magari ha più esperienza, quindi si pensava che riuscisse, comunque speriamo che riesca, perché mancano... Bravo Michele, a volte bastano 1 o 2 partite per invertire il trend. La Sampdoria 2 settimane fa sembrava una squadra che doveva retrocedere, adesso parlano, c'è un ambiente felicissimo e quasi nei playoff, oppure lì a ridosso dei playoff. La Serie B ci sono, fino alla sesta stanno facendo un campionato, dalla settima in giù possono andare sotto e possono andare tutti sopra, tranne le ultime 3 forse, no? Che più o meno, che non è che neanche guardo precisi. Però ci sono almeno 10 squadre che possono ambire a tutto, ai play-out e ai play-off. Te lo dici in 2 settimane ti cambia, quindi io dico è vero, oggi è così, domani vediamo, non c'è problema, arriveremo alla fine, ci saremo salvati. Polito è stato l'artefice di quello che non è riuscito a portare la squadra ai play-off. Poi tiriamo, vediamo, siamo a disposizione, parliamo di tutto e siamo lì per i processi in cui non ci siamo mai tirati indietro, questo è sicuro.
Beh, non si tratta di fare processi, si tratta soltanto di chiarire. Nel senso, perché dici aspetti. La squadra, se tu mi dici la squadra. I colleghi dicono che io faccio il battibecco, no? Però la domanda, cioè quello che voglio chiederti, no? Ritieni che comunque questa squadra, intanto è chiaro che dal mercato arrivano, dalla campagna trasferimenti, Puskas, poi bisogna vedere le condizioni in cui arriva Puskas, perché questo è importante. Ma gennaio è così, Michele, Non è che puoi pensare di andare a prendere i giocatori che sono dei titolari in un altro posto e te lo danno a te, ma qualsiasi squadra. A meno che uno non mette dei soldi. Va bene, ma adesso andiamo in altre situazioni. A meno che uno non mette i soldi, non ha fatto il Como. Se ti chiami Palermo, se ti chiami Como oggi, che vanno a spendere 5 milioni per un giocatore, devo dire beati loro. Noi siamo una società, l'abbiamo sempre detto, che si guarda prima al bilancio, perché è giusto, comunque posso dire che è una società che non ha un euro di debito e alla lunga io posso garantire che la società non si tirerà mai indietro e di volta in volta cerca di costruire, anche se qua ci si aspetta tutto partendo dall'anno scorso. Non possiamo dire diversamente, ci sono delle società che spendono soldi, forse anche troppi per la categoria, che ormai è diventata secondo me milionaria per diversi club. Noi siamo una squadra che sta lì in mezzo e dobbiamo essere bravi a costruire, non c'è niente da fare. Io sono arrivato 3 anni fa e credo che in 2 anni, anche questo, abbia dato un'identità costruita, portato patrimonio, risultati. Quest'anno i risultati sono un po' sotto le aspettative, però comunque la società ha un patrimonio, ha dei giocatori di proprietà, ha che può ambire anche a un futuro più rosa, anche con dei giovani e con giocatori che piano piano si può portare avanti. Cioè, la verità, poi ognuno con le sue società fa quello che può. Un'ultima cosa, pensi che questa squadra abbia le caratteristiche, dovesse essere coinvolto nella lotta per non retrocedere, le caratteristiche, perché tu sai che noi non siamo neanche preparati psicologicamente, anche la squadra, eravamo partiti con altri obiettivi, questo in tutta onestà preoccupa me, preoccupa anche te oppure no, oppure sei convinto che abbia questo tipo di risorsa, cioè della capacità di lottare col sangue agli occhi. Michele, le ha o non le ha? Hai ragione, perché si parte con un'ambizione, a differenza di quelle che sanno che devono lottare per la salvezza, hanno una mentalità magari diversa, però che vuol dire? Che fa? Allora uno deve lottare per la salvezza, non lotta. Come ho detto a loro, bisogna avere il sangue agli occhi come chi si deve salvare, anche se non siamo partiti per quell'obiettivo, oggi se ci siamo in mezzo agli altri dobbiamo mettere qualcosa in più per ottenere i risultati, altrimenti non ce la fai. Semplice. Prego Flavio Salata. Direttore, buongiorno, lei ha fatto un passaggio, buongiorno, le squadre si costruiscono dall'interno, quello dell'anno scorso, è inutile girarci intorno, era anche un grande gruppo, le squadre si costruiscono dall'interno, denota una certa, non dico disunione all'interno, però una certa diversità di questo gruppo dall'interno rispetto a quello dell'anno scorso che la preoccupa, perché ha detto... No Flavio, perché comunque quando si vince è anche più semplice. Quando si perde anche le squadre è un po' più complicato, ma non perché non sia mancato, perché qua siamo ripartiti, se no torniamo sempre allo stesso discorso. Io guardavo anche Spagna, il Levante ha perso più o meno come noi, 118esimo, 119esimo sul rigore eccetera, il Levante sta sopra la zona play-out. Cioè, perché ripartire è dura, anche chi è rimasto, ok? È come è rimasto frastornato, i primi mesi è stata dura, l'immagine lì in campo si andava sempre con la stessa mentalità, con la stessa paura. Ma non è perché io ho detto sì, per vincere le squadre si creano prima all'interno, vuol dire che noi non l'abbiamo creato. Oggi i risultati dicono che se ci sono dei giocatori forti, però i risultati non aiutano, non dimostrano che è una squadra forte, vuol dire che ci sono altri problemi, ma non perché non sono legati, ok? Perché ti dico la verità, è una squadra di ragazzi, di lavoratori, ragazzi per bene, non ci sono gruppi e gruppetti, è una squadra che quando i risultati non arrivano si va sempre a trovare il pelo nell'uovo, questo ti posso dire. Okay, la verità, poi può essere pure che alla fine è una squadra che la sua forza era questa qua. Io penso che quando si arriva a fine campionato, come ho detto anche gli anni precedenti, dove sei è quello che ti sei meritato, ma per tanti fattori, quella è la verità, il calcio non mente, quando arriva alla fine il risultato è quello lì. Prego Davide Lattanzi. Sì direttore, io torno sull'esempio che ho fatto prima del genitore, perché poi alla fine i mercati possono prendere tante pieghe, però alla fine
lei lavora qui ogni giorno ed è sempre a contatto con la squadra, è sempre presente. Quindi volevo chiederle, ci sono stati momenti in cui lei stesso ha stentato un po' a riconoscere l'anima che invece in questi anni il Bari ha sempre avuto? Ricordo ad esempio dopo Lecco o in altri momenti. Lei pensa che comunque ci sia un pochino di fragilità che magari prima mancava e che comunque non dipende solo dei risultati? C'è stato anche qualche momento un po' di nervosismo tra qualcuno, tant'è che siete dovuti intervenire? Quindi le chiedo, sul piano proprio caratteriale, è una squadra che lei vede pronta a tirar fuori il sangue agli occhi, che ha detto prima? Perché a volte anche nei finali di partita, quando si deve accelerare un po', cercare di recuperare, una squadra che sembra tante volte non averla quel furore, una squadra che magari anche nella disorganizzazione una mischia, un arrembaggio, qualcosa di un po' più raro da vedere nel Bari. Quindi le chiedo come li vede sul piano caratteriale e come vede il mister intervenire sul piano caratteriale, perché la sua figura e la sua esperienza è importante, l'avete scelto per quello, facendo anche uno sforzo. Davide, io li vedo lavorare tutti i giorni e ti dico che lavorano bene, lavorano insieme, lottano, corrono, sono organizzati, perché il mister è un martello continuo. Però poi è pure vero che oggi il furore non l'hanno dimostrato. Noi siamo ultimi per aver raggiunto un risultato al 90esimo. Io l'ho detto a loro, e questo è un segnale, non è bello, perché all'ultimo tante partite, noi l'anno scorso abbiamo vinto e quest'anno non ne abbiamo recuperata una. È un dato, i numeri non mentono, è un dato, ok? E quindi secondo me questo bisogna ottenerlo, c'è sempre tempo, perché se, come ho detto prima, c'è un pizzico di paura che dietro ci possono arrivare, e quello ti deve fare aumentare. Stare lì nel limbo, ok, lì in mezzo, dice, beh, sai, se perdo ando solo lì, no, non va bene. Chi si accontenta non fa parte del mio essere, perché veramente penso che se non capiamo il momento in cui siamo, come ho detto io alla città, la città può pure capire e unirsi, ma noi dobbiamo fare la nostra parte e i nostri giocatori devono fare la propria, quella di dimostrare di voler recuperare terreno in qualsiasi circostanza. L'importante è che si aumenta e si finisce bene, perché poi il calcio in 2 settimane, in 3 settimane si cambiano tanti pensieri. Vuoi cambiare tanti pensieri sui giocatori? Anche noi magari, questa è la pura verità. Quindi che Messi sta lavorando, che la squadra sta lottando per cercare di recuperare terreno, c'è sempre momento anche per recuperare anche dei giocatori che abbiamo fuori, no? Tra poco potremmo rivedere Diouf, ma non voglio manco riparlare, perché comunque lo stesso Menez è rientrato, ma poi alla fine c'è sempre mal al ginocchio. Non è semplice veramente. Maiello di turno ci sta, però ce l'hai, ma dopo un crociato ci sono dei grandi giocatori anche di Serie A che è passato un anno ancora non riprendono. Quindi sì, fisicamente li vedi che stanno dentro, che si sforzano veramente per aiutare, però c'è bisogno di tempo per averli proprio al 100%. Ed oggi non abbiamo dei giocatori al 100%. E questo non sono alibi, non l'abbiamo mai detto, ma sono dati di fatto. Perciò noi dobbiamo unirci tutti insieme per quello che c'è, cercare di portare il pane a casa. Prego Paolo Ruscitto. Sì, salve direttore. Ciao Paolo. Io le chiedo, alla luce diciamo di questa stagione, credo che i risultati del campionato abbiano finora indicato un dato che purtroppo, a causa di scelte che non hanno pagato, insomma, anche a causa degli infortuni eccetera, chi è stato sostituito l'anno scorso, e parlo soprattutto in attacco con un bagaglio di 45 gol, come diceva, non ha prodotto i risultati che ci si augurava. A questo si aggiunge anche un mercato di gennaio dove, io ricordo quello che ci disse il presidente De Laurentiis, si puntava su giocatori pronti in attacco e a centrocampo. Ad oggi Lulic purtroppo non lo vediamo ancora pronto, nonostante Bari avesse bisogno di un calciatore che innalzasse, no, elevasse la qualità del centrocampo. Alla luce di questo io le chiedo, no, anche perché ci sono stati tanti cambiamenti tra allenatori, e non è una domanda provocatoria, lei si è mai sentito in discussione in questa stagione, e su quali basi, visto che si parla anche, visto il contratto di Iachini, di una programmazione futura? Cioè, ci sono, lei ritiene che ci siano quei pilastri che possano servire l'anno prossimo per
chiudere quel piano triennale, perché la sensazione è che l'anno prossimo sarà un'ennesima rivoluzione, un anno zero. Allora, per quanto riguarda il sottoscritto, tutti i giorni sono in discussione, no? Mi sento, perché è giusto che sia, sono quello che ha deciso le scelte tecniche insieme al Presidente, e quindi ho avuto sempre carta bianca. Però se vogliamo mettere su bilancio quello che è stato fatto in 3 anni, penso di aver fatto più cose positive che negative. Poi dopo ognuno ha il suo pensiero. Il dirigente, secondo me, bravo, io posso anche andare via di qua un giorno, quando vado via chi arriverà potrà dire: caspita, il lavoro che è stato fatto per una società sana, pulita, ok? Con patrimonio, con giocatori giovani, poi dopo possono piacere o non piacere, ma di proprietà, quando sono arrivato forse c'era ben poco, e credo che la forza di un dirigente è cercare di creare sostenibilità a una società, perché se c'hai tanti tanti milioni, secondo me non hai bisogno neanche del direttore. Le squadre le fanno tutti, prendono i più forti e stanno sul mercato, mettono soldi dappertutto e poi si vede quello che viene fuori. Quindi sotto il mio operato lascio l'opinione pubblica, ma mi sento molto, molto sereno. Invece, per quanto riguarda il piano triennale, ci sono tanti giocatori col contratto che secondo me sono dei punti fermi della squadra. È normale che si vanno le squadre sempre a puntellare ogni anno, no? Però cerchiamo nel caso di avere i giocatori migliori che hanno dato comunque una garanzia a questo club, a questa squadra, e da lì si costruirà insieme a Iachini, a meno che non succeda un'apocalisse. Prego Davide Brescia. Ben ritrovato direttore, una domanda. Ciao Davide. Su di lei, perché nel giro di 6 mesi è cambiato anche un po' il giudizio, prima diceva, dell'opinione pubblica. Si sente di dire qualcosa Ciro Polito anche un po' da uomo ai tifosi, perché molti vedevano la sua figura come garante anche un po' negli ultimi anni di ambizione, di voglia di arrivare in alto. Se si sente di dire qualcosa alla piazza, e poi una breve domanda: sono cambiati 3 allenatori, prima dicevamo con 3 modi di fare calcio, uno un po' diverso dall'altro, come si spiega anche questa mancata identità tattica che alla fine anche con 3 allenatori non è stata trovata, se secondo lei è venuto meno altro in questa ricerca dell'identità tattica? Grazie. Guarda, quando mi riguarda la città devo dire poco, perché io lo dico ogni giorno con la mia presenza e per quello che è stato fatto. C'è poco da dire e poco da promettere, bisogna fare i fatti. Se fino a 3 mesi fa, 4 mesi fa ero un idolo e ad oggi non lo sono più, ma perché il calcio parla di risultati. Però non possiamo giudicare una persona, come ho detto prima, perché in 3 mesi i risultati oggi dicono che sei in mezzo alla classifica, ok, in un campionato che andiamo a vedere i numeri, per 2 anni che sono stati fatti, che sono squadre quando sono arrivato qui, ma non voglio manco tornare indietro. Quello che mi sento di dire è che io ci sono sempre, ci ho sempre messo la faccia, ho creato comunque un'identità e non mi tirerò mai indietro. Sono una persona ambiziosa, è normale, non posso dire che non lo sono, però poi alla fine io sono un dirigente e deve fare per quello che uno ha a disposizione, perché credo che sia giusto nel mio mestiere cercare di ottenere il massimo in ogni situazione. A volte ci si riesce, a volte no. Poi per quanto riguarda il cambio degli allenatori, siamo partiti con un allenatore che dopo 2 anni aveva fatto dei grandi risultati e siamo arrivati al punto di decidere di cambiare per tanti fattori che non sto qui oggi ad elencare. Da lì si è andato su Marino, che vi posso dire una cosa, perché Marino è arrivato, ha dato un'idea di gioco per invertire un po' il trend anche per come baricentro della squadra e anche di idee di gioco. Lui sul 4-3-3 era un allenatore che a sprazzi ci ha fatto vedere qualcosa. Poi secondo me l'ultimo periodo si era un po' calata l'intensità. Quando poi si arriva a quel punto lì bisogna andare a sodo, bisogna andare a pensare troppi fronzoli, idee di gioco o meno. Siamo andati su un allenatore che in categoria è un top, c'è una squadra che poteva fare diversi moduli, dove se poi il suo credo calcistico possa essere 3-5-2, 3-4-1-2, 3-4-3, 4-3, a me interessa poco, e lui a scegliere porterà avanti quello che si può. Prego Antonello Raimondo. Sì, direttore,
Una premessa sul discorso dei progressi. Io francamente faccio fatica a considerare partite come Venezia-Bari positive, nel senso che potrei pensarlo se fossimo alla quarta giornata. Alla 29esima, una squadra che è nelle condizioni del Bari, che fa una partenza del genere, era già successo a Sud Tirol, per me rimane una partita negativa, anche se anch'io ho visto dopo qualcosa di positivo. Cosa voglio dire? Che sul 2-0 cambia tutto, magari anche l'avversario può cambiare atteggiamento. Vabbè, detto questo, volevo un po', diciamo, tornare indietro. Nei cambi di allenatore c'era, credo, in lei la convinzione che questa squadra potesse fare qualcosa di diverso. Quello che la squadra, io parlo della squadra, che secondo me ha dato dei segnali inquietanti, io ho ancora in testa la partita di Bolzano, che mi ha scioccato. In che senso? Era arrivato Iachini, aveva portato questo entusiasmo, tutti avevamo raccontato di questo feeling con la squadra, l'ambiente si era riacceso, meno uno dai playoff, giocare quella partita a Bolzano, secondo me, pesa il valore della squadra dal punto di vista caratteriale, che io se fossi il direttore sportivo, ma per fortuna del Bari non lo sono, mi condizionerebbe anche, diciamo, sul discorso programmazione. Voglio dire, questo sviluppo del campionato le ha dato qualche certezza in più sul fatto che al di là dei percorsi degli allenatori qualcosa comunque della squadra sia mancato, al di là degli errori che avranno commesso i Mignani, Marino, che ci mancherebbe altro. Cioè, lei è rimasto deluso un po' anche da come la squadra ha vissuto questo al di là dell'allenatore? Io per esempio, e chiudo, mi ha molto colpito quando lei ha parlato, anche ora ribadito, che la squadra a un certo punto con Marino aveva perso un po' di pepe, che io ritengo grave al di là dell'allenatore. Se tu sei a Bari, secondo me, e ti ammosci, io mi ho detto ho perso un po' di intensità. No, insomma, di intensità si fanno pure attraverso la settimana, no? Perché sì, magari sì, uno sta lì e vede. Guarda, ma io ho fatto un esempio, tu hai ragione, a Venezia ho detto, per dire, Venezia e Catanzaro sono state due partite, però quello che conta nel calcio, è inutile che parliamo, sono i risultati, perché quando ci sono le vittorie si sistema tante cose, quando ci sono le sconfitte si va a puntualizzare. Ma ad oggi, se la squadra ogni qualvolta doveva fare un balzello in avanti, ma non è capitato solo a Bolzano, anche con Marino, a Salò, eccetera, 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 è sempre mancata. È un limite, Antonella, hai ragione. Cioè, c'è poco da dire. C'è poco da dire. È un limite della squadra. Ad oggi ha palesato questo. Cioè, non ci sono tante. Le chiacchiere stanno a zero per me. Cioè, che io vi ho detto prima, è una squadra che è nata un po' sfortunata per tante cose, ok? Ed oggi non riesce a fare quel saltello. Quindi non sto chiedendo adesso il saltello, sto chiedendo di stringerci tutti insieme per guardarci un po' dietro. Può essere che guardandoci indietro può nascere qualcosa di diverso. Ma te l'ho detto prima anche a tuo collega, quando si arriva alla fine, tiriamo la linea, quello che abbiamo è quello che ci siamo meritati. Per tanti fattori, non è solo per il singolo giocatore, vuol dire che la squadra, la sua forza era questa. Punto. Quando anche gli anni precedenti ho detto, quando abbiamo vinto, quando siamo arrivati terzi, se arriviamo terzo, ma sai, se avessimo vinto, faccio un esempio, ma se non hai vinto è inutile, perché tutte le squadre con chi parli mancano punti. Io questo ragionamento non lo faccio mai, ma sai, forse se avessimo vinto lì, no, tutti quanti mancano punti, mancano, no, quando arriviamo alla fine ognuno ha quello che si merita, punto. Hai ragione, cioè, non c'ho altro da aggiungere, è così, è la realtà, oggi la realtà è quella. Prego, Marco Iusco. Mister direttore, quando pensa a questa stagione, pensa al rimpianto di avere giocatori come Aramo, oppure che non stanno dando il proprio contributo fuori rosa, oppure a non aver rinnovato il contratto a quei giocatori che per scelta loro, per varie motivazioni, sono venuti meno, come Frattali, Antenucci, giocatori di grande personalità. Invece tra le scelte più azzeccate, quella che magari porta con più orgoglio è quella di Sibilli. Guarda, a me possiamo ragionare su tutto e possiamo dire tutto, ma io non ho cacciato mai nessuno. Io qua, di principio, non ho mai sgarrato una virgola, potete mettere 25 giocatori, 30 giocatori, pure quelli che sono passati, chi è andato via, e è stato detto di andare via, il perché. Sono scelte tecniche. Frattali, l'anno scorso ho preso Caprile, gli ho detto ho preso Caprile, secondo me è un portiere di spessore, se Caprile mantiene le aspettative, Gigi tu a 37 anni mi devi dare una mano. Io da società
ti faccio stare bene, gli ho rinnovato il contratto, ma ringraziato il salario da fine anno, ha avuto un'opportunità. Io ho pure detto anche un'altra volta a Gigi: Gigi, se sta qui io alla porta non ti metterò mai, perché io apprezzo prima l'uomo e poi il giocatore. Quindi ha voluto per sua scelta, per garanzia, perché può essere che io poi a fine anno non ci sarò più, cioè non è che io sono diciamo per eterno al Bari o in un'altra società. Io non prometto, se ci sono alla porta non andrai, perché se ci sono anche i giocatori che hanno dato, io non dimentico mai. E come Valerio Di Cesare smetterà, starà qua con noi fin quando io ci sarò, in accordo anche col mio presidente, perché non sono i proprietari, presidente, perché noi riconosciamo gli uomini. Mirko uguale, Mirko aveva dato anche l'ok per rimanere a Bari, a me mi ha chiamato che io stavo fuori, ha detto a me va bene, poi dopo ha avuto un'occasione, voleva essere ancora un protagonista, un attore principale, ma non è che uno non lo è, io sono sempre abituato a dire, perché determinati giocatori devi dire come stanno le cose, a 38, a 39, a 37, poi se lui a 38 gioca, fa 15 gol, come è successo con Valerio prima, è un esempio Valerio è rimasto il primo anno di B come quinto difensore, se poi va in ritiro e va più degli altri, inizia a giocare e merita più degli altri, può essere che tu l'hai comprato un giocatore, si siede e gioca di Cesare e sta ancora giocando, perché Valerio ha 40 anni, ma è come se ne avesse 20 e gioca, punto, qua non ci sono preclusioni, non si mette gente dentro perché uno è prestito, uno è proprietà, noi facciamo il bene del Bari, non ci sono altri discorsi, e quindi io non ho rimorsi, sono due ragazzi che apprezzo tanto, hanno fatto le proprie scelte, punto, il discorso è chiuso. Poi Sibilli è uno di quei giocatori che meno male che l'abbiamo preso, è una soddisfazione in mezzo a tanti, ma per me è una grande soddisfazione anche Matino di turno, che viene, ci sono, me delle soddisfazioni ci sono, come ho detto prima, poi ad ogni cosa bisogna sempre migliorarsi. Prego Claudio Mela. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio. Le porto un numero, ecco, il Bari l'anno scorso era il secondo miglior attacco dietro il Frosinone, quest'anno 29 gol, siamo quasi negli ultimi posti. In più di questi 29 gol, il 68% sono arrivati dall'attacco, quindi le chiedo magari se tra tutti i problemi del Bari quello che lei ritiene possa essere principale sia aver perso i gol dagli altri reparti con giocatori che, lo dice il campionato, forse non hanno determinate caratteristiche. Guarda Claudio, se tu guardi pure anche un po' le storie, se tu hai un attaccante che fa 20 gol ma li fa lui e gli altri non fanno niente, tu non vai da, per me non vai da nessuna parte, ma se i gol sono divisi tra mezzala, tra l'attaccante, tra la seconda punta o l'attaccante esterno, come li vogliamo chiamare, 8, 7, 10, 15, 5 centrocampista, qualche difensore, i punti li fai. Quello che manca a questa squadra è un dato di fatto, un dato oggettivo che vedo che in tante squadre, compreso l'ultima partita a noi, sono i calci da fermo, che la percentuale è altissima che si risolvono le partite. Noi abbiamo fatto pochissimi gol, ok? E infatti il Venezia, pronti invece, ha fatto 2 gol su calci da fermo. Io dico a fare, a subire, fino ad oggi ne avevamo non subiti tanti, però a Venezia ne abbiamo subiti 2. Però sfruttiamo poco gli episodi, i dettagli fanno la differenza, e oggi noi i dettagli non riusciamo a portarli dalla nostra parte, e quella bisogna aumentarla. Prego De Giusa. Salve direttore e ben trovato. Buongiorno. Velocissimo, 2 domande, visto che sono ormai in chiuso, sono l'ultimo, ecco. A disposizione, sto qua. A prescindere se saranno play-out oppure play-off. Ecco, sì, no, l'ha spesso nominato lei anche in questo contesto. Ecco, ormai il suo rapporto con la città di Bari, come lo vede? È inclinato oppure magari, diciamo, vuole rivedersi in questo, diciamo, in queste vesti ancora qui a Bari? E l'altra domanda, da calciatore, perché si entra poco in area e come mai si tira così pochissimo in porta? Guarda, per quanto riguarda, io vivo la città come se fosse la mia, dico, sono sincero. E capisco pure che se un tifoso oggi la squadra va male, siccome sono stato io dal primo giorno a metterci la faccia, se la possono prendere anche con me, è giusto che se la prendano prima con me, però io penso che sono quelle, come quelli digi in famiglia, no? Però poi secondo me qualcosa dentro io ce l'ho per loro e loro ce l'hanno per me, anche se il momento non è bellissimo, quindi io sono molto serena, se devo andare avanti col Bari ci vado tutta la vita e sono pronto a qualsiasi sfida.
questo poi si vedrà in futuro. Per quanto riguarda ad entrare in area, la verità, ci sono tanti fattori, tiriamo poco in porta, però forse no, quest'anno da fuori tiriamo un po' di più, perché Sibilia è uno di quelli che tira e ha fatto anche gol da fuori area. E che copriamo poco l'area, infatti l'allenatore in allenamento sta forzando questo, di andare in area con più persone, e stiamo cercando di lavorare su questo. Purtroppo anche lui il tempo non è che ne ha avute tante, il tempo stringe, però lavora per cercare di portare miglioramento partita in partita. Speriamo che la prossima sia una partita bella per noi, con un grande risultato, almeno questa città lo merita, lo meritiamo tutti quanti. Prego, lo Russo. Sì, buongiorno direttore. Buongiorno. Volevo chiederle su un aspetto, le do un dato: un terzo delle partite del Bari giocate fino ad oggi, il Bari ha preso gol nei primi 15 minuti, tra primo e secondo tempo 2-3. Cosa si può fare per migliorare? Perché non sempre poi si riescono a raddrizzare le partite, insomma, quindi questo è un problema oggettivo. Anche questo è un numero, vuol dire che bisogna entrare in campo con un atteggiamento diverso, perché i numeri nel calcio non mentono. Se tu non hai fatto, non hai recuperato, siamo gli ultimi a recuperare una partita al 90esimo, vuol dire che tu magari non credi fino in fondo di poter recuperare o vincere una partita, ti accontenti, ok? Allo stesso tempo, se la maggior parte dei gol l'hai presi nei primi 15 minuti e nel restante no, vuol dire che entri con un approccio diverso. Però se tu dici nei primi 15 minuti, ma dal 75esimo al 90esimo siamo quelli che abbiamo preso più gol, su dati, non dai primi 15, dal 75esimo al 90esimo, ci hanno recuperato tante partite, tante volte eravamo in vantaggio, quindi anche quella a dire siamo sfortunati, ma che sfortuna, vuol dire che qualcosa manca. Se la classifica oggi è quella, non possiamo dire che qualcosa non manca. Questa è la verità, non ci possiamo nascondere, sono dati di fatto e bisogna correre in fretta per cercare di invertire il trend tutti insieme. Per questo ho chiesto alla città un supporto superiore. Lo so che magari la gente non è felicissima, però siccome c'è bisogno di tifo, c'è bisogno della squadra di sostegno, io dico veniamo a festeggiare, a sostenere la squadra ancora di più, poi alla fine non ci sono problemi, saremo qui a tempo di processi a tirare una bella linea lunga tutti insieme. Davvero? L'anno scorso? Non è vero, che fortuna, Antonella. La fortuna per me è... devi essere bravo a rendere qualche episodio fortunato, ma la fortuna non porta da nessuna parte. Sì, una volta. Sì, una volta sei fortunato, una volta lo sei sfortunato, ma alla fine dell'anno hai quello che ti meriti. Se ci credi di più, quello che hai, se hai una classifica migliore perché ci hai creduto, sei diventato squadra, sei diventato forte, so forte si diventa sotto tanti aspetti, ve l'ho detto, se no siamo qui tutto il giorno. Però oggi la classifica dice questo, ancora di più, forza Bari, e tutti insieme cerchiamo di venire fuori. Davvero un flash, prego. Direttore, vorrei tornare sull'aspetto tattico, perché proprio in virtù dei cambi e dei moduli che sono poi cambiati, la sensazione dall'esterno è che questa squadra abbia poco equilibrio. Io le chiedo se con Iachini ovviamente si sta confrontando su questo, anche rispetto al modulo che adesso sta utilizzando, se dobbiamo magari aspettarci un ritorno per esempio al passato per irrobustire soprattutto la parte centrale. È davvero un flash sul suo stato d'animo, perché lei, ricordo, in Serie C aveva trasmesso grande carisma alla città nel momento più difficile, dicendo vedrete che ne usciremo e ce la faremo ad essere promossi. Quest'anno lei ha questa fiducia, cioè nel senso ci crede sul serio che questo campionato possa finalmente aggiustarsi e che non finisca, diciamo, in un modo che sarebbe davvero drammatico dal punto di vista sportivo? Cioè lei quanto ci crede sul piano personale? No Paolo, che io ci creda non è in discussione, ho una voglia matta tutti i giorni di trovare soluzione insieme a loro, e veramente guarda vi posso garantire che la mia forza è maggiorata e ancora di più, perché comunque mi sento io in debito personalmente, perché poi alla fine io sono quello che ho fatto tutte le scelte, poi siamo esseri umani, non tutte le ciambelle nascono con il buco uguale, no? E quindi mi sento di dire che io non mollo una virgola e cercherò fino all'ultimo secondo di portare benefici per qualsiasi, innanzitutto
la categoria che è il patrimonio di questa città e anche della nostra proprietà. E poi tutto il resto. Per quanto riguarda questione tattica del mister, il mister vuole un calcio aggressivo, dato di fatto, perché comunque anche per caratteristiche non abbiamo il che dire di turno che può spaccare le partite con una ripartenza, non si può fare un calcio solo di transizione, e quindi vuole una squadra corta in avanti per poter dare pure possibilità agli attaccanti di stare più vicino alla porta. Infatti noi, come abbiamo fatto gol a Venezia, un'aggressione di Valeri oltre a metà campo a Poyampale, sbaglia, Ricci era lì, due tocchi e Puskas era in porta. Se pensiamo di difendere davanti alla nostra area, dall'altro lato non ci arriviamo. E questa è la realtà, e quindi lui vuole un calcio aggressivo e c'è bisogno un po' di sacrificio. Si va verso un calcio moderno, ormai tutte le squadre giocano avanti, se andate a vedere, qualche cosa bisogna rischiare se vogliamo cercare di ottenere qualcosa. Se poi vogliamo vivere e giocare con la paura non ti porta da nessuna parte. E ringraziamo il direttore sportivo Ciro Polito, l'appuntamento è per domani 16:15, Bari Sampdoria, grazie. Un abbraccio a tutti.